Citarne qualcuna sarebbe fare un torto a tutte le altre. Ci sono le dive intramontabili, icone della storia del cinema in bianco e nero, e le grandi attrici contemporanee, ritratte durante la lavorazione dei film che le hanno rese celebri ed immortali, o in occasione del loro arrivo al Lido di Venezia. Non a caso Divine, ritratto d'attrici, è il titolo della mostra fotografica allestita negli spazi ricavati dalla polveriera austriaca di Forte Marghera, che fino al 1° novembre offrirà l'occasione di vedere gli scatti che fanno parte dell'archivio storico della Biennale di Venezia e che coprono un periodo che va dal 1932 fino al 2018. La mostra, curata dal direttore artistico della Biennale Cinema Alberto Barbera, include 92 fotografie, divise cronologicamente in 4 periodi, dal 1931 al 1952, dal 53 al 67, dal 70 al 91 e dal 1993 al 2018, con immagini di alcune delle più celebri dive italiane e internazionali. Il tema del divismo femminile è stato scelto per rappresentare l'idea che il fenomeno del divismo non è mai stato solo un elemento accessorio utile ad alimentare il gossip o le riviste di moda, ma una componente essenziale dell'industria cinematografica. Non a caso il fenomeno del divismo ha origine proprio quando il cinema diventa uno spettacolo di massa e un sistema di produzione industriale a tutti gli effetti. La mostra dedicata alle dive del cinema è una costola dell'analoga esposizione fotografica allestita 2 anni fa in occasione del 75° anniversario della mostra del cinema negli spazi recuperati dell'Hotel de Ben del Lido di Venezia. Ma ora, a Forte Marghera, la raccolta di scatti si apre interamente all'indagine del talento femminile. La seduzione naturale che le donne possiedono era l'elemento sulla quale il marketing ha costruito un elemento mitologico, che è quello che ha sempre attirato gli spettatori e che si è evoluto nel corso del tempo e che in qualche modo si può ritrovare anche in questa mostra, che segue 88 anni della storia della mostra del cinema di Venezia, nata nel 1932, per cui è possibile capire anche come è cambiato nel corso degli anni questo fenomeno.